Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero, dove, signore? Ed egli disse loro, dove sarà il cadavere, lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi. Parola del Signore. Il Vangelo di Luca è centrato sul tema della venuta del figlio dell'uomo, figura profetica dell'Antico Testamento ripresa da Gesù per parlare di se stesso, raccontando quindi due piccole parabole. I due episodi ripresi da Gesù sono riferiti a Noè e Lot e descrivono la situazione che precede rispettivamente il diluvio e la distruzione di Sodoma. Le parole usate sono molto simili in maniera presumibilmente voluta per sottolineare un aspetto comune delle vicende. Una vita normale nella quale Dio irrompe all'improvviso con un evento naturale, eccezionale e straordinario. Quando il racconto si sposta verso il futuro, ovvero sia su quanto attende il mondo alla manifestazione del Figlio dell'uomo, il lettore si può aspettare il ritorno delle precedenti descrizioni. Ma non è totalmente così. Pur mantenendo il senso principale di un accadimento doloroso ed improvviso, cambiano il linguaggio e gli esempi. Il nuovo momento critico è rappresentato dal muoversi, tornare indietro rispetto a quando la manifestazione del figlio dell'uomo avviene. Chi si trova in terrazza non scenda in casa, chi è nel campo non torna indietro. C'è anche un altro tipo di esempio, essere nello stesso luogo e non solo venirne allontanato. Il primo gruppo viene spiegato attraverso il riferimento a Lot. Tornare indietro è la condizione che apre la sventura, pur nella diversità della situazione, ed anche nel secondo gruppo il peggio capita a chi esce portato via dalla situazione di partenza. La curiosità di chi chiede dove sembra rimanere insoddisfatta. Per la risposta di Gesù, che è sibillina o volutamente generica. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ripongo nel cuore la tua promessa, per non peccare contro di te. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi, perché io consideri le meraviglie della tua legge. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.